Ciao ragazze, allora, oggi sono andata a comprare qualcosina, sono passata prima al Kik perché è qua in Germania e poi sono passata al DM. E ho pensato di condividere con voi quello che ho comprato, soprattutto per chi vive qua, perché ci sono delle cose troppo carine, sia al Kik che al DM. Allora, parto subito, sono andata al Kik e ho speso 13,98 euro e ho preso questo, come si chiama in italiano? Anello per torte, l'ho comprato in previsione della festa di compleanno, comunque del compleanno di Elias, proprio perché vorrei utilizzarlo per cercare di fare in modo che la torta rimanga il più stabile possibile mentre la farcisco e tutto il resto. E quindi, siccome va dai 16 ai 28 centimetri, oltretutto si può utilizzare volendo anche proprio per cuocere la torta, a 2,99 euro mi è sembrato un buon prezzo. Poi ho preso questo set, sinceramente non che fosse qualcosa che mi serviva proprio, però l'ho visto, l'ho trovato carino a 1,99 euro questo set per fare i biscotti con le lettere. L'ho trovato davvero carino anche magari per la pasta di zucchero, se bisogna fare qualche decorazione con il nome sulle torte, anche quella mi è sembrata una cosa carina. Poi ho preso una palla enorme di polistirolo perché vorrei fare delle decorazioni natalizie o comunque anche delle decorazioni per la casa, fatte in casa, e quindi mi serviva quella grande grande. Poi per i pacchettini, sia per i pacchettini ma anche per decorare qualcosa, fare qualche lavoretto insieme a Gaia durante il periodo natalizio, ho preso questo set qua a 1 euro di queste campanelle di legno. Poi queste mollettine qua sempre a 1 euro, sono appunto 6 mollettine con le varie cose natalizie, varie decorazioni natalizie. Poi questi qua anche l'ho trovato troppo carini, i sonaglini, sempre a 1 euro e non so, ce ne sono 20 dentro. Poi, siccome è da tanto che voglio fare, non so se avete presente quegli arcobaleni fatti con il filo di cotone per fare anche il macramè, tutti colorati con i pompon. E siccome erano in sconto, costavano 50 centesimi l'uno anziché 1 euro, ho preso questi pompon che non sono proprio dei pompon, cioè sono pompon, pompon, però sono una stoffa un pochino diversa. Mi piacevano i colori, sinceramente. E quindi ho detto, vabbè, vediamo, vorrei fare appunto due arcobaleni, uno da attaccare sul letto di Gaia, l'altro da attaccare sul letto di Greta. E poi per la festa di Elias ho preso un po' di decorazioni, che poi comunque queste qua rimangono per le successive feste. Ho preso, allora, ho cercato di prenderle tutte in carta perché ci sono, quando sei di fretta, ci sono anche tanti imbrogli. Già tutte queste cose sono implasticate, quindi comunque plastificate con la plastica, però vabbè. Ho comprato queste qua che adora Gaia, lo so, è comunque un residuo che si fa, un'immondizia che si fa, tra virgolette, inutile, però Gaia le adora, queste stelle filanti. Poi ho preso queste qua per decorare sempre la cucina per il suo compleanno. Queste qua, che sinceramente le ho comprate sempre, queste qua a 1 euro. 1 euro anche questa, 1 euro anche le stelle filanti. E queste qua le ho prese anche perché ho visto una cosa strafiga su Instagram, dove, a parte che già così sono belle, però proprio fatte con lo spray oro, magari oro e nero in base alla casa, ai colori della casa, attaccate tra di loro, viene una bella composizione da parete, strafiga. E quindi l'ho presa per questo motivo, perché poi le utilizzerò, penso, per decorare il salone. E poi l'ultima cosa che ho preso, questi palloni sempre di carta, sempre a 1 euro, non so se si vedono, sempre per attaccarli quel giorno lì. Poi altre cose, lucine, cose ce le abbiamo. Adesso vi faccio vedere invece le cose del DM, che sono principalmente mangerecce. Classiche gallette di mais da avere in casa. Altre gallette di mais, però col cioccolato per le merende spezzafame. Poi ho preso per la colazione di Gaia, anche se le faccio in casa, però da tenere in casa, diciamo, per avere il lungo tempo, quindi se non riesco a farle, ho preso queste barrette qua, della Fruit Bar. E queste qua sono quelle appunto ai mirtilli, alle banane e all'avena. E poi c'erano queste che erano nuove. Queste qua costano 2,45 euro e ce ne sono 6 dentro. Queste sono 4, sono un altro gusto sempre avena, banana, però ci sono i lamponi. Però costavano 1,95 euro, quindi ho detto vabbè, proviamo. Poi ho preso 4 confezioni di questo cioccolato bianco qua vegano perché lo voglio utilizzare per la torta di Elias per fare le decorazioni. Qua ci sono dei pagamenti che ho fatto, perdonatemi. Poi ho preso questo qua che è uno struccante per il viso, comunque sì, un sapone adatto per il viso. Non trovo più
quel sapone struccante che comprai ormai. L'ho comprato ad agosto, quindi mi è durato agosto, settembre, ottobre, novembre, siamo a metà novembre, quindi mi è durato 4 mesi, ma l'ho usato davvero mattina e sera e non lo riesco a trovare più. L'unico che ho trovato è questo qua, che però costa davvero l'ira di Dio perché costa 4,95 euro, quindi spero davvero che mi duri tantissimo. È fatta così la saponetta, dice la distinzione tra pelle secca e pelle mista, io ho preso da pelle normale a mista, eccetera. Poi ho preso la scorta di acido, no, percarbonato di sodio perché l'avevo finito, che lo utilizzo principalmente nella lavatrice, e l'acido citrico che invece, come sapete, lo utilizzo ovunque per calcare. Poi ho preso da tenere in casa il sapone per la lavastoviglie, perché anche questo appunto ce l'ho sempre in casa e alterno con quello che faccio io. Poi una confezione di questi sacchi qua che sono 95, no, sono fatti con prodotto riciclato e sono appunto quelli per i bidoni neri. Siccome già nei bidoni neri comunque in genere si butta tutto quello che non è riciclabile, almeno il sacchetto in sé è una cagata, però qualcosa fa. Mamma mia, stava cadendo tutto. Poi ho comprato questo qua che è un portasapone che ho già in cucina perché in bagno mi si è rotto. Avevo un piattino che avevo messo mio. Chi mi segue su Instagram lo sa che in questi anni ho sempre utilizzato i piattini, le cosine piccoline che avevo in casa. Adesso non ne ho più, si sono tutte rotte perché o le bambine o Elias l'hanno rotti e quindi ho voluto provare a prendere questo. In cucina è utilissimo. Mi voglio fidare che questo non si rompa. Anche in bagno, in primis perché ci sono i gommini, quindi dovrebbero tenerlo un pochino più saldo, e seconda cosa perché il sotto è in bambù, come vedete, quindi spero che non si rompa seduta stante come tutti gli altri. Poi ho comprato due ricariche per i detersivi, ve le avevo fatte vedere forse su Instagram, erano usciti con una marca di cui adesso non ricordo il nome, perdonate, appunto al DM. Adesso anche la marca del DM, la Dank Meat, è uscita con questa linea qua che fa queste pastiglie che praticamente si sciolgono all'interno del proprio contenitore. Poi vendono anche loro i loro spruzzini, però io uso quelli che ho da tipo secoli seculorum, e appunto sono delle pastiglie. Ah, ce ne sono due dentro addirittura, quindi sì, questi sono super top, perché gli altri sono una pastiglia costa 1,95 euro se non erro, o 1,75 euro, mentre questi costano 1,25 euro, sono due pastiglie, quindi top ragazze. Questo è per diciamo le multisuperfici, ecco, mettiamola così, e questo invece è per il bagno. Io sinceramente sto utilizzando dell'altra marca già da tempo, sia quello per le multisuperfici che quello per il bagno di quella marca lì, e mi sto trovando benissimo, non ho trovato particolari differenze, anzi pulisce benissimo. Poi mi sono fatta un po' fregare perché io utilizzo l'uovo per pulire i capi, quindi per utilizzarlo all'interno della lavastoviglie. Non utilizzo più i detersivi ormai da un anno ormai, perché era iniziata la pandemia, quindi comunque verso febbraio. Prima facevo il detersivo fatto in casa, non ho più fatto il detersivo fatto in casa perché ho letto vari articoli, vari libri dicendo che dicono praticamente che spesso e volentieri questi detersivi che si fanno in casa con la soda piuttosto che col sapone di Marsiglia tendono a ostruire la lavatrice, perché purtroppo il sapone di Marsiglia che si trova magari non è completamente sapone di Marsiglia, e quindi onde evitare io comprai verso febbraio, appunto inizio febbraio, questo ovetto per lavare e mi sto trovando benissimo. Però ho trovato queste. Perché vi dico che mi sono fatta fregare? Perché le ricariche dell'ovetto, che sono 3 sacchetti, costano mi sembra 5,40 euro, quindi sì, un pochino di più, però sono 3 sacchetti, ogni sacchetto di queste perline, poi magari ne parlerò. Non puoi, amore. Come si dice? Dura 70 lavaggi, però sono 3, quindi 7, 14, 21, 210 lavaggi, quindi vedete che sono cretina. Però ho visto questa e sinceramente volevo provarla. Sono questi fogli lavabili, vegani, cruelty free, senza plastica, eccetera, eccetera. Sono 25 fogli, quindi in teoria sono 25 lavaggi. Costavano 3,45 euro, però, quindi poi una volta in cassa ho detto, però sono scema, perché potevo, no amore, potevo comprare le ricariche del mio ovetto, però volevo provare a cambiare, se fare in fretta. Poi ho preso un ammorbidente perché Elia si è fissato con i profumi, quindi nonostante io non lo utilizzi sempre e non lo compri ripetutamente, lo tengo in casa quando magari voglio far profumare qualche capo in particolare, e prendo questo qua che è della linea Ecover, costa oltretutto molto
cioè, a un prezzo buono rispetto al fatto che il contenitore è plastica riciclata, oltretutto il prodotto è ecologico, biologico, eccetera, quindi è ottimo. Poi ho preso questo qua che tengo anche questo in casa, non con uno scopo specifico, però è il sostituto dell'uovo, quindi è vegano e si utilizza per andare a sostituire in quelle ricette l'uovo. Poi la salsa di sesamo perché l'avevo finita. Amore mio, però no, patata, perché questi qua Gaia li mangia domani. Poi una confezione di lenticchie rosse decorticate perché le avevo finite. Il dentifricio, questo qua, che è quello che compro di solito, anche se in internet riuscivo a trovare anche quello al mirtillo, che a me addirittura piaceva di più, anche se Elias non faceva impazzire. Ma come si dice? Ma nel negozio fisico non riesco a trovarlo. Però vabbè, poco male. Poi ho preso 3 pacchi di pasta, due di queste qua farfalle integrali perché costano 95, 70, queste qua forse 90, 95 centesimi e questa qua normale che sono i fusilli costano 75 centesimi, però sono 500 grammi, ma rendono tanto. Poi uno spazzolino in bambù per Gaia perché in questi ultimi 5-6 mesi avevo comprato gli spazzolini in silicone per le bambine, così che io li disinfettassi e li potessero riutilizzare sempre perché Gaia davvero me lo distrugge nel giro di poco. Però anche quello in silicone l'ha distrutto e quindi sinceramente mi scoccia dover riprendere il silicone, quindi ok, andiamo di spazzolino in bambù. Poi i sacchettini biologici per il bio. Biologici, bio. E poi basta, mi sembra. Sì, con il dentifricio lì ci sono e poi il ricambio per la sua borraccia. E niente, questo è quello che ho comprato tra Kick e Derm. Non lo so, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi ha incuriosito. E come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video, per essere ancora con me. Ciao!